Prima pagina, il primo buongiorno della città con Cristian Gambardella. Alle 9.17 ci mettiamo comodi all'interno di Prima Pagina con Cristian, andremo avanti fino alle 10 per parlarvi di un quartiere, il quartiere Sanità. Negli ultimi giorni il nostro territorio è stato vittima delle ennesime manifestazioni di violenza criminale, ancora una volta nella sanità si sono sentiti gli spari che già ricordate un anno fa facevano morire Jenny Cesarano, vittima innocente della camorra. Stavolta per fortuna non ci sono state vittime, ma questo non deve rendere l'episodio meno pesante. Noi questa mattina ne vogliamo parlare al telefono con un nostro ospite, un amico di Radio More Napoli, il presidente della terza municipalità San Carlo all'Arena Sanità. Abbiamo al telefono con noi Ivo Poggiani. Buongiorno presidente. Ciao, buongiorno a voi. Buongiorno, ben ritrovato. La Sanità, un quartiere storico della nostra città, un quartiere sempre a rischio, e immediatamente la municipalità, il tuo comitato, se possiamo così chiamarlo, ci diamo del tu, si sono immediatamente messi all'opera, perché parte un sit-in, una forma di protesta civile e pacifica allo stesso tempo alle ore 18 domani, giusto? Domani, che è 18, sì, venerdì, partirà questo sit-in, è un presidio in piazza Sanità, proprio dove è successa la stesa di Camorra sabato sera, dove poi in realtà è un po' il cuore del quartiere, da cui partono poi tutte le iniziative culturali, tutte le manifestazioni artistiche che in questi mesi stanno riempendo il quartiere. La sanità sempre di più sta diventando più un centro storico della città, sta diventando un luogo di aggregazione, sta diventando anche un luogo tra virgolette diciamo di socialità. Le tantissime iniziative che in tanti, dalla Fondazione San Gennaro alle cooperative, le associazioni, la municipalità, il comune, Campania Festival, stanno mettendo insieme, grazie anche a tantissimi artisti, in primis per esempio Alessandro Siani, sì, che ha composto i 4 mesi di celebrazioni per i 50 anni dalla morte di Totò. Poi succedono queste cose ovviamente, e in qualche modo si pensa che qualcuno si vuole riappropriare di pezzi di quartiere. I quartieri sono di chi li ama, di chi li frequenta, di chi li vive, di chi negli anni li ha fatti crescere, li ha fatti emergere anche da quello che era un buio della storia passata, di mancanza anche delle istituzioni. Proviamo un po' a rompere il muro della paura con una manifestazione che viene chiamata dalla terza municipalità, quindi sì, una manifestazione in qualche modo istituzionale, anche questa una forma nuova in qualche modo, proprio perché vogliamo dare il segnale alla cittadinanza che non bisogna avere paura, perché è nel terreno della paura che le camorre, i clan attecchiscono. Certo, è vero, e dobbiamo ricordare, come avete scritto anche nel vostro comunicato, ma in realtà come diciamo da tempo, che esiste una maggioranza della popolazione che è più forte di quei pochi vigliacchi che agiscono maggiormente di notte, ma purtroppo non soltanto di notte, che vanno in giro insomma cercando di fare paura alla gente, e la maggioranza è senz'altro la popolazione che la mattina scende, va a lavorare, va a cercare un lavoro e si cerca di restare in vita, restare a galla nonostante le difficoltà. E ripetiamo ancora una volta, sono pochi i vigliacchi che agiscono per la camorra. No, assolutamente, cioè, è quasi diciamo inutile sottolineare la grande operosità del quartiere, l'imprenditoria, i piccoli imprenditori, i piccoli artigiani, la rete dei commercianti che è molto viva in questo momento. Cioè il quartiere Sanità sta ritornando ad avere anche un tessuto economico e produttivo concreto. Se per anni diciamo il quartiere si è basato su quello che era l'artigianato del pellame, che poi un po' la crisi, un po' diciamo lo strozzinaggio dei clan di camorra ha distrutto quel tessuto economico e produttivo, le tantissime iniziative messe in campo soprattutto diciamo dai privati, dal privato sociale, continuo a dire dalla Fondazione San Gennaro anche, hanno riportato un tessuto economico e produttivo. Che significa? Significa emersione dal emersione dal nero, emersione diciamo del lavoro illegale al lavoro legale, regolarizzazione anche diciamo così di bancarelle. Cioè si sta ritornando ad avere un meccanismo di microeconomia all'interno del quartiere. Ci sono tantissimi problemi, uno dei problemi più grossi è la dispersione scolastica, per il quale stiamo lavorando a stretto contatto con la prefettura di Napoli
per partire a settembre con un grande progetto contro la dispersione scolastica, ma in generale diciamo c'è sicuramente diciamo, una grande vivacità e una grande energia del quartiere, come testimoniato negli scorsi mesi. Questi episodi ovviamente diciamo, non fermano, perché assolutamente non fermano, quello che è il riscatto sociale di un quartiere che già si è riscattato da solo, senza il bisogno di nessuno, senza neanche il bisogno delle istituzioni. Questo va sempre sottolineato, però diciamo potrebbero rallentare dei percorsi. Noi invece vogliamo andare spediti, vogliamo andare veloci, vogliamo provare ad accompagnare quelle che sono le azioni che vengono dal basso. Proviamo in qualche modo diciamo in questo modo diciamo proviamo a metterci davanti alle problematiche, ci proviamo a metterci la faccia come istituzione, proviamo diciamo a rompere, continuo a dire, quel muro di paura che a volte viene creato da questo meccanismo di stese che sono anche senza senso, che succedono soprattutto di notte, che succedono in luoghi poi dove non è accettabile che succedano. In quella piazza è morto Jenny, che aveva 16 anni, c'è stato uno scatto in avanti da parte del quartiere che si è pianto un figlio di quel quartiere, un figlio del Rione Sanità. Dobbiamo in qualche modo rispettare anche la sua memoria e sulla memoria anche di Jenny, ma delle tante vittime anche innocenti di Camorra, di tutta la città. Dobbiamo costruire una nuova società, un nuovo modo di stare insieme, e in questo nuovo modo di stare insieme le stesse di Camorra e i clan non c'entrano più nulla ormai col quartiere. Il papà di Jenny, ricordiamolo, Antonio Cesarano, Jenny, ricordo ancora una volta, morto a 16 anni poco meno di un anno fa nel quartiere Sanità, vittima di una camorra, quindi una vittima innocente, dice: ci sentiamo abbandonati, le istituzioni sono assenti. Tu in questo momento sei l'uomo delle istituzioni del quartiere Sanità e della municipalità. Come vi state organizzando al di là della forma pacifica di protesta che farete domani pomeriggio? Quali sono i vostri prossimi obiettivi? Allora, in questo momento sicuramente diciamo insieme al comune stiamo ragionando di tutta una serie di questioni: il potenziamento della raccolta differenziata, la riapertura dell'ex mendicomio per formare che un posto, diciamo un immobile del comune di Napoli, 7.000 metri quadri, che deve essere riempito come polo delle associazioni, come casa di quartiere del Rione Sanità, proprio per andare da lì partire con i progetti di dispersione scolastica, con la dispersione scolastica. Io l'invito che posso fare, Presidente, è partire proprio da quello, cominciare a dare ai giovani, ai ragazzi, agli adolescenti una valida alternativa alla strada. Servono gli spazi, dobbiamo aprire gli spazi. Quello che stiamo provando a fare, ovviamente con le mille difficoltà economiche anche del Comune di Napoli, va proprio in questo senso, ma ci vuole un appello un po' alla responsabilità istituzionale di tutti. Certo. In questo momento diciamo a vario titolo, devo dire la verità, Regione, Governo, Comune hanno acceso i riflettori sul quartiere, ma c'è bisogno di velocizzare queste azioni, c'è bisogno di portarle a termine il prima possibile per iniziare un percorso di medio periodo, non di lungo periodo, un percorso di medio periodo dove tutte le azioni fatte in passato, continuo a dire, dal privato, dai cittadini, dal privato sociale, possono vedere diciamo poi in realtà una messa a sistema di un laboratorio che oggi esiste, è vivo, è un laboratorio probabilmente tra i più interessanti della città di Napoli e bisogna in qualche modo tutelarlo. Si ha la sensazione però e la paura che quello che ci stiamo raccontando questa mattina alla radio, purtroppo si dice spesso da tempo, è padre Zanotelli, che lei senz'altro conosce, Presidente, il parroco della Sanità, dice: c'è ancora troppo paura e i fedeli hanno la sensazione che nulla cambi. Invece deve cambiare, ci dobbiamo cominciare a credere. No, però guarda, poi i punti di vista sono ovviamente soggettivi. Che ci sia paura, questo è un dato di fatto che in qualche modo non può essere diretto, però anche ieri sera ho fatto una riunione ad esempio con le reti dei commercianti. Sì. Se da una parte c'è la paura, da una parte diciamo non c'è però la paura poi di mettersi in gioco. È un fatto legittimo, è un sentimento legittimo, però da quell'altra parte ci sta un grande sentimento dove veramente, diciamo, lo dico in maniera napoletana, questi ci hanno rotto le scatole. Sì, sì, sì. E quindi diciamo continuiamo con tutte le nostre azioni. No, immagino che sia sacrosanta anche la paura dei commercianti dopo quello che è successo al quartiere Duchesca nell'ultimo periodo. Prima di lasciarci, ricordiamo ancora una volta l'appuntamento nel pomeriggio di domani in Piazza San Vincenzo, giusto?
in piazza San Vincenzo alle 18. Grazie, grazie mille al presidente, grazie mille, buona giornata e ovviamente ci risentiremo perché siamo sempre ben felici di dare eco a queste manifestazioni importanti che partono. Grazie al presidente Ivo Poggiani, grazie mille presidente della terza municipalità San Carlo all'Arena Sanità.